Ecco il risultato dell'esame del liquor. Non ci sono dubbi. Una meningite. Non ci posso credere. Hai ragione tu. Stavo per fare un disastro. Meno male che mi hai fermato. Vabbè, gli diamo sotto ancora 2 o 3 giorni con gli antibiotici. Dopodiché cominciamo la chemioterapia. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordo. Leo sta già un po' meglio. Ciao, io vado. Ciao. Ah, senti Paolo, un'altra cosa. Che c'è? Grazie. Ridillo un po'. Grazie. Ma come, dicono tutti che siete così generosi nei prestiti. Ciao, Beppe. Ciao. Sei un mio amico. E con la cessione del quinto sei rifatto mezza casa, capito? Le dicevo, dottore, che il problema sta esattamente nella cessione del quinto. Lei non può cedere il quinto del suo stipendio, visto che non ha stipendio. Il problema è solo questo. E non ha neanche uno straccio di casa come garanzia. Chi mi vuol fare licenziare? Una garanzia ci vuole. Vabbè, io sono amico del dottor Magri, che ha lo stipendio qui da voi, Paolo Magri. Perfetto. L'ha cavato nel mazzo. Sa come lo chiamiamo noi qui, Magri? Profondo rosso. Se è lui il garante, facciamo finta che non ho sentito. Se ti serve qualcuno che garantisca per te, anch'io ritiro lo stipendio qui. In questo caso si può vedere. Davvero lo faresti? Certo. Diciamo che in un certo senso voglio farmi amico l'alleato del mio nemico. Giuda. Sì, mi sento Giuda. Accetto. Bene. Ecco qua. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Primo che ride gliela do in testa. Conte Bovi? Dica. Speravi di far festa oggi? No, non in particolare. Non in particolare. Bentornato. Paolo, fra 5 minuti ti aspetto nel mio ufficio. Buongiorno professore. Anche lei, dottoressa Mancinelli, fra 5 minuti nel mio ufficio. Allora, come va? Adesso un po' di giù. Mi è arrivata copia del tuo ricorso e ho visto che per conoscenza è stata mandata anche alla dottoressa Mancinelli. Io mi rendo conto che la situazione è spiacevole per tutte e due. Però ho sentito che c'è stato qualche momento di frizione anche davanti ai genitori e ai bambini. Io vorrei che la cosa non si ripetesse. Dalla convivenza nel reparto. Posso garantirle che non ci saranno più problemi. Per me la dottoressa è come se non esistesse. Per quanto riguarda il ricorso, invece, io andrò avanti col massimo della decisione. Come ha potuto leggere, io contesto il punteggio altissimo attribuito a una persona di nessuna esperienza. Dottor Magri, avrei potuto facilmente ricorrere a qualche mia conoscenza, ma le assicuro che non è stato così. Che lei voglia crederci o meno, quel poco che ho fatto l'ho fatto da sola. È la verità. Io non voglio entrare nel merito delle vostre questioni, però esigo una cosa sola, che questa storia resti fuori dal mio reparto. Siamo intesi? Dottore, ciao Fausto. Ciao. Ciao. Sempre a fare i corti con la Mancinelli? Sempre, sempre. Dicono tutti che è brava, no? Brava. Anche se lo fosse non me ne accorgerei.
Quando ce l'ho davanti mi si annebbia la vista. Ai, 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 ecco un'ottima premessa per una grande storia d'amore. Ma quale storia d'amore? Io la strozzerei. Andiamo a casa mia o al ristorante? A casa tua. Sono stanco e non ho voglia di pensare. Ah, carino. Te l'ha mai detto nessuno che sei un cafone? Cafone, rozzo, mi hanno detto pure. Ah. E con deliri di onnipotenza. E chi te l'ha detto? Lasciamo perdere, no? Filippo! Ehi, ciao! Ma perché non ti fai aiutare da Stefano? Sei carica come un mulo. Dai forza, Stefano! No, grazie, non ce n'è bisogno. Non si preoccupi, Stefano, me la cavo benissimo da sola. Grazie, signorina. Io avrei finito, posso andare, architetto? Sì, certo, vai pure. Arrivederci. Arrivederci, Stefano. Arrivederci, signorina. Arrivederci. Quanta roba hai comprato? Basterà per noi due? E dai qua, ti aiuto. No, no, ci penso io. Come è andata in cantiere? A rilento. Pensavo di chiudere i lavori a fine mese, ma non se ne parla proprio. E a te com'è andata? Ti va uno sformato di verdura? Lascia perdere la cucina. Andiamo a goderci il mare. Amore mio, stai bene adesso? Adesso sì. Che c'è, un'altra giornataccia? Come sempre, non mi sopporta nessuno là dentro. E quel dottore? Che fa, ce l'ha sempre con te? Peggio che mai. Ultimamente è ancora più insopportabile del solito. Tra l'altro mi ha detto, e senza mezzi termini, che sono una raccomandata. Non dargli importanza, si accorgerà presto che sbaglia. Adesso lasciamo perdere. Tu hai novità? Sì. Ieri sera sono andato a cena da mio figlio. Hanno inaugurato il nuovo appartamento. Ah, e tua moglie? C'era anche lei? Ma io non ho moglie. Tu sarai mia moglie. Sì, c'era anche lei, Fiorella. Le ho detto che abbiamo deciso di sposarci. E lei? Contenta. Ha detto che sono fortunato, che ho trovato la persona giusta, che mi farà crescere. Lei mi vede ancora come un incorreggibile Don Giovanni, con poca voglia di lavorare e molta di divertirsi. Ti piace sentirti dire certe cose? Oh, non sarai mica gelosa? Molto gelosa, naturale. Chi ha vinto la Coppa America del 90? Non lo ricordo. Stars and Stripes. Ti prego, lasciami dormire. Non posso. Vediamo se sai chi è stato il primo ad attraversare l'Atlantico in solitario. Chichester. Bravo. Era facile, è il nome della nostra barca che abbiamo a Nettuno. Scommetto che il nome l'avete scelto tu e Marco. Ehi, marinaio, stringi i denti. Questa regata dobbiamo vincerla. Mi sono fatto la poppa sotto. Che vuoi che sia? Adesso viene Susanna e ti pulisce tutto. Levamela, ti prego, levamela. Non è possibile, è la tua cura. A me mi viene da vomitare, ho freddo. Ti prego, chiama la mamma.
Grazie. A questo punto non possiamo far altro che interrompere la chemioterapia. Lei è molto peggiorato, non la sopporta. Se continuiamo c'è il rischio... Non finisca, dottore, abbiamo capito. E ora? Cosa avete da dirci ancora? Che è finita? Che per Leo non c'è più niente da fare? No, non così. C'è ancora una speranza. Vi prego, per favore, smettetela di illuderci inutilmente. Siamo stanchi, non ce la facciamo più. Sì, io vi capisco. Ma abbiamo ancora una possibilità di salvarlo. Con un trapianto midollare. Dalle analisi che abbiamo fatto, è risultato che Marco è istocompatibile. Significa che potrebbe salvare il fratellino. Se siete d'accordo sull'operazione, Leo verrà immediatamente sottoposto a un trattamento completo per prevenire il rigetto. E quante possibilità ci sono che Leo rigetti il trapianto? Quando il donatore è il fratello, ci sono buone possibilità che l'intervento abbia successo. Ma proprio Marco, dottore, proprio lui. Ha già sofferto troppo. Purtroppo Marco è l'unico che possa fare qualcosa per il fratello. Anch'io, noi tutti qui avremmo preferito altrimenti. No, 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 è una cosa assurda. Non si può chiedere un sacrificio così ad un bambino di 10 anni. Marco non può farlo, non può. Signora, si calmi. Se stesse per morire sua figlia, riuscirebbe a stare calmo lei? No, no, è meglio che lo portiamo via. Lo porteremo in Svizzera o magari, non lo so, in America. Lei non lo porterà da nessuna parte. Il trapianto va fatto domani. Non c'è tempo da perdere. Noi lo stiamo curando come in ogni altro ospedale. Ma dateci ancora 24 ore di fiducia. Ma Marco... Marco non può capire. Se lei stesse qui con i bambini, non la penserebbe così. Trapianto, nel trapianto la possibilità di attecchimento è tanto più facile quando il tessuto trapiantato è giovane e piccolo. È... Va avanti. Va bene, i trapianti che più sicuramente attecchiscono sono quelli tra madre e figlio o tra fratelli omozigoti. Vabbè, capito. E sacrificio? Che significa sacrificio? Questo è un vocabolario medico, sicuramente non c'è. Cerchiamo su quell'altro. Sacrificio. Libera offerta della propria vita per un alto ideale. Ad esempio, la messa, la rinnovazione del sacrificio di Cristo sulla croce. Grazie. Grazie. Ti senti? Così. Non diventerò più un campione di tuffi. Mi dispiace, Leo, però io ti voglio bene. Tanto. Marco, dove vai? Paolo, non prendetela così. In fondo, per lei c'è ancora qualche speranza, no? Tu ci credi davvero? Sii sincera.
No, non molto. Il bambino è troppo deperito. Secondo me il rischio del rigetto è altissimo. Paolo, sai dov'è Marco? No, perché? Non riusciamo a trovarlo. L'abbiamo cercato ovunque. Vengo con te. Mi dispiace. Ciao, ci vediamo domani. Ciao. Che è successo? Vieni. Cominciamo a dire che è sempre colpa mia. Io ti ho solo domandato, che cosa gli hai detto? Dimmi a niente, mi ha chiesto di leggere sull'enciclopedia e io glielo ho letto. Che cosa? Che so, quella che c'era scritto sul sacrificio. Che so, messa, Cristo sulla croce. Ma non gli potevi dire che non c'entrava niente? Ma io glielo ho detto. Sì, va bene. Lei vada a casa. Se dovesse telefonare, lo tranquillizzi, ma cerchi di capire dov'è. Va bene. Gli devo parlare prima di domani. Io continuo lo stesso la profilassi antirigetto. Ma certo. Dottor Magri, che cosa posso fare? Non c'è. Mi dia le chiavi della sua macchina. Chichester. Bravo. Era facile, è il nome della nostra barca che abbiamo a Nettuno. Ha visto qui intorno un bambino di 9-10 anni? Io sto qui da 2 ore e non ho visto né bambini né pesci. Marco! Marco! Dove sei? Non avere paura, Marco! Rispondi! Ti devo parlare, è importante. Poi me ne vado. Non voglio che vieni qui. Guarda che mi butto in acqua. E se mi butto non mi prendi più. Sono qui perché ti voglio convincere. Voi mi volete sacrificare. Ma che cosa dici? Non hai capito. È tutto un equivoco.
Ti faremo solo un'iniezione per farti dormire. Ma quale sacrificio, quale crocifissione? È solo amore. Anzi, molto di più. Non hai freddo? No, mi piace. Ti voglio confessare una cosa, però non dirlo a nessuno. Soffro il mal di mare. Basta non pensarci, dopo un po' ci si abitua. Sì, ma a me viene anche così, da fermo, in porto. Perché non scendiamo a terra? No. Guarda che o facciamo l'intervento entro domani pomeriggio o non sarà più possibile. Leo morirà domani. No, non proprio, ma sarà tutto più difficile. Ma come fanno quelli che non hanno un fratello? Ho paura, mi vergogno, ma ho paura. E pensi che evitando la paura poi riuscirai a tornare qui su questa barca, a fare le regate, i tuffi, eh? Ti abituerai. Anche il mare diventerà tuo nemico, ti metterà paura. Sarai capace di affrontarlo ancora. E non solo il mare, Marco, ma anche la vita, credimi. Beh, io me ne vado. Un po' per il mal di mare, un po' per il freddo, un po' perché non ho altro da dirti. Vai a Roma? Ti aspetto in macchina per qualche minuto. Poi, se non ti vedo arrivare, me ne vado. Ma non lo saprà nessuno che ci siamo incontrati. Te l'ho promesso. Perdiamo tempo, andiamo. Un caffè solo non mi basta. Me ne offri un altro. Paura. Molla le cime. Andiamo. Thank you.
Allora? Ciao. Per ora non c'è il rigetto del trapianto. Comunque bisogna aspettare ancora un po' di tempo per sapere se il midollo di Leo ha ripreso a funzionare. Nessun cenno. No, purtroppo no. Fra qualche giorno rifaremo gli esami e speriamo bene. Tu nel frattempo cerca di tranquillizzare i genitori. Sì? Va bene, aspetti. È per te. Che c'è? Arrivo subito. Ciao. Paolo, ma dove vai? Io non capisco perché fai quella faccia. Oh, siamo venuti a darti una bellissima notizia. Ma non sei contento che mamma ha avuto i soldi per aprire il negozio? Oh, bene, bene, sono felice per te. Ma com'è successo? La banca ci ha ripensato? No, è stato Beppe che mi ha fatto un prestito. Beppe? Un prestito da Beppe? Ma ho sentito bene. Beppe si è fatto fare un prestito qui dalla banca dell'ospedale e dopo ha dato i soldi a me. Beppe. 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 Cerca di calmarti. Questa è una cosa che non ti riguarda. Il prestito la Mancinelli l'ha fatto a me. Non ci credo. Sono pronto a scommettere che lo sapeva benissimo. Non è vero, l'ha saputo solo poco fa. Sei tu che sei prevenuto nei suoi confronti. Non è così stronza come sembra. Magari è una che ha delle difficoltà. Adesso la spocchia si chiama difficoltà. Ma andiamo, Beppe, piantala. Dottoressa Mancinelli, non si azzardi mai più ad intromettersi nella mia vita privata. Sono stato chiaro? Lei deve essere impazzito, non so proprio di che cosa stia parlando. Sa benissimo di cosa sto parlando. Del prestito che ha fatto a Beppe. E allora, la vita privata di Beppe è anche la sua? Non faccia la spiritosa, eh? Con me non funziona. Lei sapeva che il prestito era per la mia ex moglie. E sapeva anche benissimo che sarei venuto qui. Immaginare quello che sta per dire, ma la prego, è meglio che prima mi ascolti. Ha voluto umiliarmi, ha voluto farmi sentire in debito con lei. Mi dispiace stare a sentire prima quello che voglio dirle. Mettere gli altri in stato di inferiorità è un'azione inqualificabile. Ma io questa soddisfazione non gliela darò, perché pagherò questo debito fino all'ultimo centesimo. Bene, si è finalmente sfogato. Mi auguro che voglia ascoltare me adesso. Che il prestito fatto a Beppe fosse in realtà per sua moglie. L'ho saputo solo qualche minuto fa, quando è venuta a ringraziarlo. E non sono stata la sola ad esserne informata. Sua moglie non ha il dono della discrezione. I suoi apprezzamenti li tenga per sé, dottoressa. Comunque non le credo affatto. Ma com'è possibile che ogni cosa che faccio, ogni cosa che dico, la considera come un'offesa personale? Perché è sempre così aggressivo con me? Ma per favore, mi risparmi questa scena lacrimevole. Non sia ridicola. È la cosa di cui mi importa meno in questo momento. Lei che ha sempre una buona parola per tutti. Lei che è una persona così dolce e comprensiva. Perché sono con me così prevenuta? Non lo capisco. Che cos'è che la irrita tanto, eh? Sono le mie orribili scarpe di coccodrillo, eh? Oppure l'orologio, oppure gli orecchini. Mi crede se adesso le dico che io di sua moglie non sapevo niente, che non avevo nessuna intenzione di umiliarla. Quel maledetto concorso avrei preferito non averlo mai vinto. Comunque è sulla buona strada. Ancora un paio di giorni e poi potrà fare finta che io non sia mai arrivata. Mi dispiace di non averle potuto evitare una scena così lacrimevole. Le chiedo scusa. Però ha funzionato. Noi donne siamo specializzate in questo genere di esibizioni. Sono secoli che ci alleniamo. Ce lo trasmettiamo per via genetica. Posso invitarla a mangiare? Così.
tempo non passa mai. Il dottor Magri avrebbe già dovuto essere qui. Non ti preoccupare. Forse i risultati degli esami non sono ancora pronti. Si riduce sempre così nell'attesa che le analisi di un suo paziente siano pronte. Se dal risultato dipende la vita del bambino, sì. Lo sa che cosa significa se il midollo trapiantato non avesse agito? Sì, lo so. Credevo con il tempo di riuscire a non farmi più coinvolgere emotivamente. E invece ci si abitua mai alla sofferenza. Abbiamo la risposta. Vittoria, ce l'abbiamo fatta! Oh, grazie! Signore Dio, ti ringrazio! Leo, ce l'hai fatta, ce l'abbiamo fatta! Oh, evviva! Marco, ce l'ho fatta! Grazie, grazie. Metti la sua bandiera, sono su di Prince. Le senti le sirene? Stanno suonando. Abbiamo vinto! Grazie anche a lei, dottoressa. Viva! Ce l'ha fatta, l'ha fatta! E ora io! È guarito! Guarda! Beh, c'è una maestra qui dentro. Leo, ci sei riuscito. Allora, una foto. Sì, tutto bene, davvero. Grazie, complimenti. Evviva Leo! No, non si riesce a farne manco uno qua dentro, eh. Dai. No, dico manco uno. Hai visto, Mimmo? Ce l'abbiamo fatta! Leo è guarito! Buonasera, sono il dottor Magri. Mi passa l'avvocato, per favore. Paolo, ciao. Ci sono buone notizie per te. Tra 20 giorni siamo davanti ai giudici. I giudici? Che giudici? È stata fissata la prima udienza del TAR. Io non ci speravo più, sai. Qui le cose vanno sempre... Ciao, ciao. Qui le cose vanno sempre... Ciao.